Ben ritrovati, nuovo appuntamento con la storia dell'arte, nuovo appuntamento con Racconto d'Arte, il nostro, il vostro appuntamento quotidiano nel corso del quale ogni giorno per l'appunto approfondiamo un artista e la sua opera, ovviamente ogni giorno un'opera differente che riguarda non soltanto il panorama artistico italiano, ma anche quello internazionale. Oggi però restiamo in Italia e parliamo di Tiziano Vecellio, noto semplicemente come Tiziano, che nasce a Pieve di Cadore nel 1488 o nel 1490, non si ha ancora una data certa, e muore a Venezia il 27 agosto del 1576. È stato un pittore italiano, un cittadino della Repubblica di Venezia, ma soprattutto un importante esponente della scuola veneziana. L'opera che potete vedere alle mie spalle e che ci avete suggerito di approfondire oggi è La Venere di Urbino, un olio su tela che misura 119 x 165 cm. Databile intorno al 1538 e conservato nella Galleria degli Uffizi di Firenze. È considerata come uno dei più grandi capolavori della storia della pittura e incarna perfettamente la rappresentazione della donna che, come Venere, diventa simbolo non solo di amore, ma anche di bellezza e di fertilità. Tutto ciò è reso da Tiziano grazie all'uso sapiente del colore, ma anche dei suoi contrasti, soprattutto l'utilizzo del sottile gioco di allusioni e significati. Il dipinto, così come i nudi femminili tipici di Tiziano, ispirò e venne ripreso da altri artisti per le loro riproduzioni di nudi femminili. Tra questi possiamo citare la grande odalisca di Ingres, la Maya Desnuda di Francisco Goya e soprattutto anche l'Olimpia di Manet. Il dipinto fu commissionato dal Rampollo del Ducato di Urbino, Guidobaldo II della Rovere, che da marzo del 1538 sollecitava con insistenza il suo agente a Venezia per acquistare un dipinto raffigurante una donna nuda di Tiziano e al tempo stesso però chiedeva più volte il denaro necessario alla madre. La madre era Eleonora Gonzaga. Quest'ultima, da parte sua, evidentemente non vedeva di buon occhio il capriccio del figlio e decise di non sborsare neanche un ducato e infatti il dipinto restò nella bottega del pittore. E Guidobaldo però si preoccupava ogni giorno che lo potesse vendere a qualcun altro. Ma in realtà qualche mese dopo riuscì ad acquistare quest'opera e quindi diciamo la portò con sé a palazzo. Ma andiamo più nel dettaglio, nella descrizione e nello stile dell'opera. Tiziano rappresentò la sua Venere mettendo in secondo piano quelli che sono i riferimenti mitologici, trasponendola anzi in un ambiente tipicamente domestico e moderno. La sensuale dea, infatti, era completamente nuda, distesa su un corpo, su un letto coperto da un lenzuolo bianco che in realtà non le copriva il corpo è raffigurata mentre appoggia il busto e un braccio su due cuscini, mentre guarda ovviamente lo spettatore, cioè colui che ha davanti. E con la mano sinistra si copre quelle che sono le parti intime della donna, mentre con la destra lascia cadere in maniera molto molto lenta delle rose rosse a terra, rose che rappresentano il fiore sacro della dea. Questo indica il passare del tempo, infatti proprio il fatto che sia una bella dea, esattamente come Venere, e che tiene in mano un simbolo, vuol dire che un simbolo con tale significato come la rosa rossa, vuol dire che la bellezza svanisce con l'avanzare della vecchiaia e che quindi bisogna basare la propria esistenza su altre qualità, quelle che sono più durature, quindi ad esempio la fedeltà. Ai suoi piedi, rannicchiato, troviamo un cagnolino dipinto con amorevole realismo che simboleggia la fedeltà. Poi la dea ha anche un anello che indossa nel dito mignolo e indossa anche un bel bracciale d'oro con pietre preziose e una perla a forma di goccia come orecchino e che simboleggia purezza.
I capelli biondi sono acconciati tutti in una treccia che gira intorno alla nuca e sciolti sulle spalle. Inoltre la particolarità è che bei ricci dorati, che hanno la morbidezza tipica delle migliori opere dell'artista, rappresentano quella che è, diciamo, la caratteristica riconoscibile delle opere di Tiziano. La fisionomia della donna ricorda quella di altre figure femminili dipinte da Tiziano, come ad esempio la Bella, oppure il ritratto di fanciulla in pelliccia, oppure il ritratto di fanciulla con cappello piumato. Forse era la stessa che li faceva da modella. A differenza però, per concludere, della Venere dormiente di Giorgione, la dea di Tiziano fissa in modo deciso l'osservatore, non curante della sua nudità. Rappresenta una posa ambigua, a metà strada tra il pudore ma anche l'invito. La forte cesura della parete scura che è alle spalle della dea si interrompe a metà del dipinto. Questo perché? Perché crea una decisa linea di forza che indirizza lo sguardo dello spettatore proprio verso l'inguine della donna, per poi risalire lungo il ventre, il petto e poi incrociare lo sguardo della dea. Infine, i toni scuri o freddi dello sfondo non fanno altro che diciamo risaltare, sottolineare il calore delle luminose carni femminili, grazie anche alla presenza della macchia di colore rosso nei materassi coperti ad arte. In secondo piano, infine, vengono, come potete vedere alle mie spalle, rappresentate due ancelle che cercano i vestiti della dea proprio dentro l'armadio, dentro il vestiario. Siamo giunti al termine di quest'opera, io vi ringrazio per averci seguito, ovviamente vi ricordo di continuare a scriverci sulle nostre pagine social Facebook e Instagram di Sicilia 24 e di Spazio Notizia. Noi nel corso delle puntate ovviamente ci occuperemo anche di quelle che sono le vostre curiosità riguardanti artisti e opere italiane e non. Grazie per averci seguito. Racconto d'arte torna domani.